Scrive: Ciao carissimi, come state? Vi sto ascoltando e siete sempre una luce per me. Non vi nego che sono molto stanca fisicamente e questo spesso mi toglie le forze anche spiritualmente. Non so se capita solo a me, ma stare a contatto con il mondo non è facile perché i problemi al lavoro e la vicinanza di certe persone sono come una densa nebbia che ti avvolge e ti fa pensare con la mente carnale, non con quella spirituale. Mi consolo e mi tranquillizzo aggrappandomi alle scritture e pensando che Gesù mi tiene per mano e non mi lascia. Ma a volte mi chiedo se sono la sola a sentirmi in questo modo. Mi capita di interrogarmi continuamente sulla mia fede e sul mio modo di comportarmi davanti ad ogni situazione e a volte sono tutt'altro che contenta di me. E poi Beatrice racconta anche altre cose, però questa è stata la parte che volevo chiedere a Giuseppe se puoi aiutarci a trovare alcune risposte alla guida del Signore su questo. È una cosa che tutti i nostri fratelli hanno bisogno di imparare. Come può un cristiano essere sempre in contatto con il mondo senza diventare mondano? Si dice che diventi lo stesso come la gente che frequenti. Quindi come può un cristiano non diventare mondano? Se deve andare al lavoro, se deve stare con familiari o parenti non credenti, se deve andare a scuola a studiare, avendo a che fare tutti i giorni con le cose terrene, mondane, ti distacchi facilmente dalle cose spirituali. E come dice Beatrice ci viene più naturale funzionare con la mente carnale. Come fa uno a rimanere nello spirito giusto, quello di Dio? Guarda, è con più complicata la situazione, con più è semplice è la, la risposta di Dio. Non è che sempre puoi. Cioè, lei cosa, la, cosa fa? Lavora in una scuola? Okay, cosa fa? Sì, una sì, scuola. sì, è insegnante. Lei. Eh, ne, non è che puoi riparare la scuola. Eh, cambi, cambi motore, cambi macchina, cambi. Cioè, eh, o trovi il sistema lì eh, di barcamenarti e essere una discepola di Gesù sotto banco, discepola segreta. E, cosa faceva Gesù quando la situazione era troppo complicata, troppo confusionaria? Saliva sul monte? Saliva al monte? O oh, se non c'era monte, cosa faceva? Andava a pregare Andava ovunque. nella valle, se non c'è la valle, insomma trovi un posto, va bene? Mm -hmm. Mm -hmm. Sì. C'erano i suoi discepoli, 12 discepoli, lui si separa e va a pregare da solo. Cioè Gesù si appartava. Cioè mm -hmm. fin quando sei lì a litigare, a, a fatti venire mal di testa, e la direttrice è così, il direttore cos'ha, ci sono i colleghi invidiosi, oppure c'è il collega che è più zizzania eccetera. Separati quindi vai in un posto a pregare separati. guarda la risposta sta nell'appartarsi infatti Gesù ha detto in Matteo 6 6 6 6, 6 6 6 6 ha detto vai alla tua stanza segreta Matteo 6 6 vai al segreto allora il mio primo consiglio è appartati con Gesù il, il il tempo migliore, il modo migliore, il momento migliore: qual è? Tutte le mattine, appena ti alzi e prima che ti alzi. Va bene? Punta la sveglia mezz'ora prima della, de, di quando devi alzarti, appartati con Gesù. Quella mezz'ora cambia il mondo. Almeno 15 minuti, se proprio sei tirchio. Una buona mezz'oretta con Gesù. Ti fai una tazza di un cappuccino, un caffè se vuoi, o una limonata bollente calda. E ti metti a guardare il sole, le stelle o se sei a Milano la pioggia, le nuvole, la neve, dipende anche dalla stagione. Va bene. Sì, ma tu dicevi più di questo. E poi carta penna e scrivi quello che Dio ti dice. E poi se le, le idee non vengono, leggi la parola. Ascolta qualche insegnamento di insegnamenti cristiani. Va bene. Sceglieti un un insegnante, un predicatore, uno che ti sembra un uomo di Dio, che potrei essere io o uno meglio di me. Mm -hmm. capito non sto pubblicizzando niente mm -hmm. ma è vero devi appartarti e c'è il momento che il papa ha il suo predicatore si chiama il predicatore del papa mm -hmm. Va bene, è, un, è un monaco che, che, gli, pre, che gli predica e, e io penso, che penso che è buonissimo perché non, mica siamo come Gesù che fatto Giuseppe predica e lui non è di noi Giuseppe deve imparare più degli altri quindi appartarti e imparare, ascoltare la parola, mentre ascolti la parola pausa, prendi appunti e riprendi o oh, le cose che il Signore ti dirà, va bene? Sì, è la cosa che hai detto prima, sì è bello la mattina presto stare con Gesù ed è facile nella tua casa appartarti in una stanza per essere da sola con Gesù, ma dicevi anche durante il giorno, per esempio Beatrice che è insegnante nella scuola, se c'è un problema, se c'è una situazione difficile, invece di reagire con la mente carnale, con la mente naturale, appartati in preghiera con Gesù. Se riesci anche fisicamente, vai a fare una passeggiata breve per pregare, o se non riesci ad andare via fisicamente, nella tua mente fai un collegamento con Gesù, ti apparti spiritualmente da quella situazione per pregare, per chiedere allo Spirito Santo aiuto. Quindi, diverse volte al giorno, quando hai bisogno, appartati nel tuo cuore e parla con Gesù. Voglio dire che la mia mamma, grazie a Gesù, si è salvata più di dieci anni. Eh, lei era insegnante, adesso è in pensione. Noi, eh? <ride> sì, adesso è in pensione. Eh, spesso mi raccontava che durante le pause quando non insegnava e quando tutti gli insegnanti si uh, sono tutti insieme con un sigaro con le parolacce no con un sigaro con una sigaretta sigaretta I'm sorry <ride> e lei non si, sente, non si sentiva bene in questo ambiente e lei durante queste pause non, non stava mai con loro diceva mi, mi influenzano così ne negativamente e anche se li parlavano in, eh, addosso che eh, tu sei credi che sei meglio di noi perché ti separi di noi ha detto meglio così che voi non mi influenzate con le vostre Negatività, negativi. mondanità, cattivi spiriti. E lei andava, si leggeva un libro, preparava la lezione prossima. specificatamente non stava con loro, né nella scuola? Sì, si eri lì. Magari poi ti sparlano, però. Sì, lo facevano, però, per parlare di non mi importa. Però tu c'hai la tua importa. classe di alunni che si sì. gli sparlatori. Infatti, nel libro di Daniele, Daniele, capitolo. Capitolo 6, mi pare, sì. erano gelosi i satrapi, i consiglieri, i pezzi grossi eh, di Babilonia. Erano, erano gelosi. E allora, gelosi perché Daniele era come così: si come tua madre si appartava, pregava e loro. Questo qui che si crede di essere lui e il suo dio, e hanno allora cercato di fargli le scarpe, di farlo uccidere dal re. Leggi la una storia interessantissima. Lui si appartava e pregava. E spesso mia mamma diceva che quando si appartava in questi momenti c'erano alunni che avevano bisogno, che sapevano che lei è cristiana e si avvicinavano a lei e chiedevano aiuto, un consiglio. E, ma mia mamma poteva evangelizzare così. Invece gli altri insegnanti mercenari lì a sparlare, a fumare, a, pa a parlare, a di tutti. Allora non avere paura di appartarti da loro. E poi anche decidere, cioè se quando preghi, il Signore ti dirà se è il caso di che cambi lavoro mm -hmm. Anche se vai sì. da un'altra parte capito e neanche, neanche usare come priorità il lavoro che ti dà più soldi perché sì fai più soldi però ti dà mal di testa gratta capi manda la consunzione nella tua anima e la, la di, insoddisfazione nell'anima ti manda ti senti fuori dalla volontà di Dio e sì vabbè fa quattro soldi in più invece di abitare in una in una casetta umile abita in una casa più lussuosa, ma ne vale la pena. E, sì. allora, e poi. Um, e la... poi, sorry, anche se uno cambia lavoro, deve imparare la stessa lezione, perché anche nel nuovo lavoro ci sarà gente mondana con gli stessi problemi. Ma guarda, usare saggezza, saggezza, eh? per esempio, quando io affitto una casa. Ci vado molto, molto, molto piano a evangelizzare il padrone di casa perché mm. poi a volte è come tirare perle ai sì, porci, vero, sì. cioè se ne approfittano. Questo è cristiano, posso metterlo sotto i piedi, io posso sputargli in faccia, imbrogliarlo, e lui mi perdonerà. E allora è meglio fare come Paolo che dice: ah, Noi siamo romani, non potete metterci in prigione e, e flagellarci. E quelli si sono spaventati. Romano, eh sì, quindi. C'è il momento di evangelizzare, dico sempre ai fratelli che vengono, vengono qui, ma non evangelizzate il padrone di casa, sul posto di lavoro eh, o la gente che sa dove abitate. Se lo fate, dateci piano e sappiate che pote, potreste dover pagare un prezzo, perché se ne approfittano. Poi le capre, quando sentono si che siete cristiani, cercano di scoprire di quale setta. Ah, tu non sei dalla mia setta, allora devi essere eh, cattiva. Quindi, quindi andare con i diritti. I nostri doveri verranno dopo, ne, quando affitti la casa, quando lavori e così. Perché perdi i diritti. Mm -hmm. Quindi ricordarsi di questo. E poi giungerà un momento che magari devi evangelizzare, però sempre, sì. diciamo, proteggendo i tuoi diritti. Perché, mm, mm -hmm. Va bene? Sì, sì. sì. Allora, comunque. Al, um, Diamo le scritture. Sì, sì allora lei meglio. dice cosa fare. Allora, la cosa che più l'aiuterà questa sorella e i fratelli che si trovano in questa situazione siete nel mondo, siete nel mondo, ma non del, nel mondo, ma non del mondo. Ma... Va bene? E Allora, la cosa che più ti aiuterà sarà di avere una comunione costante continua con il Signore. E questa comunione è quella che ti aiuterà, ti guiderà a sapere cosa fare. Va bene, quando nessuno sa cosa fare, tu saprai cosa fare, perché Gesù te l'ha detto. Imparare che nella comunione con Gesù, imparare ad ascoltare la sua voce. Però la comunione deve essere giornaliera, ogni giorno deve prendere alcuni minuti, cioè, anche a volte se proprio sei disastrata, 5 minuti è sufficiente a volte. Cioè, non, non raccomando di, di rimanere 5 minuti tutti i giorni, no, quella è proprio una pigrizia terribile. Cioè, almeno ogni giorno, almeno, almeno, almeno una mezz'oretta col Signore, ma sto parlando di cose minime, di più se possibile, col Signore leggendo la parola, carta e penna, lodandolo, ringraziandolo, benedicendolo, scrivendo quello che ti dici e leggendo la parola. Che non è che puoi sempre, sempre pregare in lingua, sempre gridare, sempre. Devi anche stare zitta e ascoltare cosa c'è da dire. Un equilibrio, pregare, lodare, benedirlo, amarlo e poi ascoltare. E il Signore dice oh, dammi anche a me lo spazio. Mm -hmm. Immagino, io vado di mia moglie e lei per mezz'ora mi dice quando sono bravo. Dico, ma sai, ma silenzio, devo, devo benedirti, ok? Dice io, ma no, 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 devo, adesso devo cucinarti, okay, mm -hmm. cucina adesso vado a lavarti il pane no, la moglie deve anche, anche, anche permettere al marito di amarla ed è così infatti Dio è lo stesso Dio non vuole che andiamo nella chiesa a cantare per un'ora vuole che ascoltiamo per questo che queste cerimonie settimanali a volte sono così vuote e non valgono molto perché sono prefabbricate, programmate liturgizzate, robotizzate cioè mi è stato come Gesù camminava tranquillo li, lo dava il Signore lo, lo dava al Padre eh, parlava, dormiva, mangiava, era sempre lo stesso, non è che adesso entriamo in metamorfosi, di adesso diventiamo religiosi, oh, da, 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 no, 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 Gesù era sempre lo stesso, d'accordo? Allora, cosa oh, c'è? Eh, no. Filippesi 3, la comunione con Gesù, ce l'hai? Sì, Filippesi 3, 13 mm. a 15, vai. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio. Dimenticando le cose che stanno dietro e pretendendomi verso quelle che stanno davanti. Pro, protendendomi. Protendendomi verso quelle che stanno davanti. Coro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. sia questo dunque il sentimento di quanti siamo maturi. Se in qualche cosa voi pensiate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Alleluia. Quindi questa sì. è una scrittura, ce ne sono tante altre, ma studiate, prendete la chiave biblica, ragazzi, datevi da fare. Cioè noi studiosi, studiosi biblici siamo come i ricercatori, ricercatori che scavano i tunnel di montagna a cercare l'oro. E devi seguire la vena. Sai, il, le miniere d'oro non è che tu fai un buco di rito e sbucchi dall'altra parte del Monte Bianco. No, devi seguire la vena. Va bene? È come, è come ballare. Non so chi fratelli, che. Tu, tutti i fratelli che ti ascoltano sanno ballare. E, il ballo devi seguire la musica, non è che balli come ti pare o come ti senti, no, c'è un modo di ballare: il tango, il valzer, la mazzurca. Eh, va bene, c'è un modo va bene, e c'è un modo per ascoltare il Signore, c'è mm. un modo per avere sì. comunione con Lui mm. non è mica così difficile mettersi in ginocchio <ride> quello aiuta molto preghiera all'antica è la preghiera migliore perché in ginocchio? perché così almeno ti concentri va bene, sei obbligato ad andare in una stanza segreta perché in pubblico non ti inginocchi adesso vai al bar a prendere il cappuccino, poi ti inginocchia, grazie Signore, grazie per il cappuccino, grazie Signore. E il barista ti guarderà: Dirà però, eh, Signore, eh, non è mica una chiesa qui, abbi pazienza, se no qui ci sono anche degli atei. E lo va in privato, no? Ci siamo? Sì, allora, la comunione la otteniamo tramite il nostro dare a Gesù gio eh, ogni giorno il nostro cuore, va bene? Il, 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 la, il segreto della preghiera è. La preghiera in segreto, dico sempre, no? quindi la preghiera ha un, un segreto ed è questo, pregare in segreto. Le preghiere pubbliche in chiesa valgono molto meno, molto meno. Non si sa mai se uno prega per farsi vedere o perché veramente vuol pregare. Va bene, non si sa mai se uno sta piangendo per farsi vedere o veramente perché piange. Non si sa mai, non si sa. Cioè, tu vuoi vedere un film ci sono gli attori di Hollywood pagati a colpi di milioni di dollari che piangono. E chi piange su sedia, chi piange e poi magari ha pagato poco. capito? Quindi invece mm -hmm. la preghiera è in segreto sono Amen. affari tuoi. L'amore sì. deve essere sì pubblico, c'è il tipo di amore pubblico e c'è il tipo di amore che deve essere privato. D'accordo? Amen, grazie Gesù. E sai Giuseppe diceva anche Beatrice che quando si lavora nel mondo si diventa stanchi, perché si lavora duro non ti rimane tempo per niente. E poi il mondo ti esaurisce anche spiritualmente. E come fai a vivere per Dio in queste condizioni? Beh, bene, eh, come ho detto, andiamo a detto la nomi a 5.29. Quindi ogni giorno dare il cuore a Gesù, in preghiera. Va bene, il, il, imparare a sviluppare quel rapporto segreto. Siamo... Un, un, buone, un buon esempio è siamo agenti segreti le Agenti segreti in territorio nemico in territorio mm. nazista mm. in territorio stalinista, maoista dove eh, già, già oggi ancora, ancora oggi in Cina non, è, non puoi andare in giro a fare il cristiano perché lo, loro sì. vogliono solo un dio e deve essere il comunismo va bene allora le, Deuteronomio 529 sì eh, so, il, allora, Matteo 633 Andrea, Salmo 105,4 Grazie uh, Deuteronomio 5,29 è Dio che parla e dice O oh, avessero sempre un tal cuore da temermi e da osservare tutti i miei comandamenti per avere sempre prosperità loro e i loro figli Grazie Signore Grazie. Eh, o oh, avessero questo cuore mm -hmm. Dio dacci questo cuore Salmo 105,4 e io guarda, ti cito io eh, Matteo 6,33 e cercate prima il regno di Dio, tutte l'abbiamo memorizzata Gloria. Isaia 55,6. Grazie. Um, Salmo 105,4 Cercate il Signore e la sua forza. Cercate sempre il suo volto. Alleluia. Isaia 55,6. Cercate il Signore mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino, alleluia, alleluia. C'è un tempo che il Signore non è più vicino perché non ci ama più. No, perché ci siamo allontanati noi. Cioè, tu vai col ladro e impari a rubare, no? Mm. Quindi, se i tuoi amici sono drogati, omosessuali, ladroni, prima o poi caschi nella fossa perché sennò, che amici sono? Perché se tu non ci credi in queste cose perché li frequenti, prima o poi cascherai nella fossa, ti offriranno l'esca e alla fine a bocca e l'esca, quando, quando mangi l'esca attenzione droga, omosessualità prostituzione, adulterio ehm, dare il cuore a un telefono, a un computer attenzione, alla pornografia alla, a qualunque di queste cose, attenzione, l'esca sono esche del diavolo quando dai il cuore a un telefono, a un computer a una donna, a un uomo è sbagliati e, cioè, e poi L'esca non è che dici, adesso ma la tolgo. E non è così facile. Non è facile. L'esca non, non, non esce. Infatti hanno inventato i microchip in modo che non puoi toglierlo. Molto facile. Devono tagliarti un, un sacco di carne. Perché è fatto in un modo che è un'esca. Non vogliono che lo togli. Va bene? Sì. Um, quindi attenzione a quale... Non giocherellate con le esche del diavolo. I fratelli che hanno giocherellato con le esche della pornografia, dell'omosessualità, della prostituzione, dell'adulterio sono cascati in una fossa talmente profonda che tanti ancora non riescono a uscire. Sì, puoi andare nel mondo a provare la droga, a provare a cambiare il tuo telefono tutti i mesi, a controllare come sono le discoteche, d'accordo, ma. Sono delle esche. Perché? Perché dopo ti piacciono queste cose. E che succede quando ti piacciono? E dopo non vuoi più liberartene. Il tuo cuore vuol liberartene, come quelli che fumano. Oh, vorrei smettere. Ma il tuo, il tuo corpo, la tua carne, il tuo sangue, eh, il tuo sistema dice no, io non voglio smettere. Dice ma eh, ho un cancro nei polmoni. E il dottore dice sì, ne sta arrivando anche un altro per il fumo. Vorrei smettere. Vorrei smettere dell'alcolismo. Della pornografia, vorrei smettere, vorrei. Ma la mente carnale dice, eh no, eh, ormai io sono abituato, io non voglio smettere. Attenzione alle esche. Gesù mi parlava proprio ultimamente, tra ieri e anche oggi, mi parlava delle esche, mi parlava. Cosa sono le esche, Andrea? Mm. Le tentazioni e peccati che. Sì, come fate, com attaccate un amo e l'amo com'è? Come è fatto l'amo? Chi lo sa? Que con qualcosa che ti piace? En entra, ma non lo è. Capito? Quindi attacchi con droga, pornografia, eh, cose del mondo dice ma io me ne libero quando voglio, no? No, non è così facile. Mm. Capito? La mafia è cominciata col diavolo. Entri ma non esci. Guarda Bruxelles, la mafia di Bruxelles. L'Inghilterra vuole uscire? Eh, no, 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 li abbiamo succhiati è tutto sangue. E non la vogliono fare uscire. Si entra ma chi entra... Va bene? Chi entra non esce. Il mondo del diavolo è così. L'Islam. Entri nell'Islam, ti converti. Ah, tutti all'allà. Quando vuoi uscire, Allah dice che bisogna uccidere gli apostati. Il Corano dice: uccidete gli apostati. Attenzione a chi entra nell'Islam. Non te lo fanno vedere questa scrittura nel Corano che se esci dall'Islam devi venire ucciso. Ti fanno solo vedere che è questo, è quell'altro, Corano, eccetera. Quindi, attenzione alle esche dal mondo. Il Signore vi parlava delle esche, non, non prendete l'esca perché è attaccato all'esca? Mm -hmm. Ah, come che buon sapore questa pornografia, questo adulterio. Oh, sì? Ma hai guardato il tipo di amo che ci ha attaccato? Mm -hmm. Amo quale amo? Mm -hmm. È una cosa spirituale. Sì. I pesci non vedono l'amo, vedono l'esca. Amen? Amen. Amen. Hai finito, Filippesi? Quindi. La comunione con Gesù la otteniamo tramite il nostro dargli ogni giorno il nostro cuore. Amen. Quindi ricordatevi che è una cosa giornaliera, va bene? Sì. Ogni giorno è preghiera segreta. Andiamo a Ezechiele 33, 31. chi ce l'ha. Sì, Ezechiele 33, 31. Sì, eh, Andrea, Luca 11, 9 e 10. Grazie. Così vengono da te come fa la gente, si siedono davanti a te come il mio popolo e ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica. Con la loro bocca, infatti, mostrano tanto amore, ma il loro cuore va dietro al loro ingiusto guadagno. Così stiamo parlando, stiamo parlando che, attenzione al lievito delle religioni degli uomini, capito, non confondete la risposta di Dio... Con le religioni, con il lievito delle religioni, vengono da te come se fossero il mio popolo. Mm -hmm. Beh, bravi cattolici, bravi protestanti. Ah, che bravi! Non tutti i cattolici sono veramente cattolici, alcuni sono, sono come il Papa, falsi cattolici. Non tutti gli evangelici sono veramente evangelici, alcuni sono solamente religiosi. Leggi di nuovo. Ezechiele, Ezechiele 33, 31. Scrivetelo, fratelli. Così vengono da te come fa la gente, si siedono davanti a te come il mio popolo e ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica. Con la loro bocca, infatti, mostrano tanto amore, ma il loro cuore va dietro al loro ingiusto guadagno. Ok, quindi da non confondere che eh, unirti nella religione ha risolto i problemi. Puoi, puoi andare dalla padella alla braccia se capi di una chiesa di farisei. Mm. La chiesa dei farisei è uguale alla nostra, stessa Bibbia, stesso Vangelo, stesso Dio, stesso Gesù, le preghiere si assomigliano, però sono farisei. O potremmo essere noi, ciascuno giudichi, che sono io per dire che sono meglio dei farisei. Mi devono giudicare le mie, i miei frutti, le mie opere, i miei figli, le mie sorelle, i miei fratelli. I frutti nel Signore, io non posso dire che non sono fariseo, bisogna giudicare in base ai frutti. D'accordo? Luca 11. Per favore, no, 11, 9 e 10. Come, Io... si come si ottengono queste cose? Adesso Andrea ce lo dirà: come si ottengono queste cose di cui stiamo parlando? In quale negozio le vendono? Quale chiesa puoi ottenere queste cose? La mia o un'altra? Dice il Signore: Io altresì vi dico: chiedete con perseveranza e vi sarà dato. E chiedete, Chiedere a chi? A me? A fratello Giuseppe? A Gesù? A Dio? Cercate senza stancarvi e troverete. Bussate ripetutamente e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Alleluia, quindi Gesù sta dicendo qui, non c'è bisogno, se sei cattolico, al fratello Giuseppe non gli, non, non gli interessa e fai evangelico a me non mi interessa non sono qua a cambiare religioni da, da una cattiva a una peggiore non mi interessano puoi andare dove ti pare per me puoi andare a fare il testimone di Geo è un problema tuo e questo che vuoi fare sei contento te contento te contento tutti a me non mi interessa non sono qua a ingrandire non sono qua a giudicare una chiesa per i numeri non sto dicendo che queste chiesa sono un granché non sono un granché però sto dicendo Dio non mi ha mandato a smuovere da una panca all'altra sono le panche sono tutte panche poi vado dove ti pare il messaggio che mi ha dato Gesù è di cercare le pecore che non sono soddisfatte nelle chiese morte e insegnargli come fare chiesa a casa sua, cominciano una persona, due e poi sono quattro, otto, sei, eh, otto e sedici, se si danno da fare. Se dopo mesi e mesi e mesi e mesi ancora mesi ancora, oh, la gente è tutta capra, no, non è tutta capra, sei tu che devi metterti in ginocchio e sei tu che devi ascoltare il Signore e devi chiedere al Signore che forse sta evangelizzando nel modo sbagliato. Eh, ma qui la gente sono tutte capre, no? Guardiamoci allo specchio: mm. Gesù è andato nel posto più, cap più capraio che c'era al mondo, non c'erano capre più capre dei farisei, mm -hmm. così capre sì. che l'hanno crucifisso, giusto? Va sì. bene. Eppure ha pagato il suo prezzo: eh, prezzo di sangue. Nel teatro, il teatro del, del Calvario, e lui è, ha trovato le pecore. Quindi smettiamo di lamentarci per cortesia, ovunque sei, a New York, a Milano, a Bologna, a Firenze, a Canicati, a Montelepre, a Palermo, in Puglia, sul Gargano, dove ti pare? A New York, eh, in Iran, in mezzo agli islamici, ovunque. Amen. Gesù Cristo, io il Signore sono lì, Gesù Cristo è là, dice il Signore, chi mi cerca mi trova. Cercatemi e mi troverete. Io non sono lontano da nessuno di voi. Infatti io sono dentro di voi, dice il Signore. Amen. E quando non riesci ad essere all'altezza, cosa fai? Quando da mattina a sera devi sopportare situazioni e persone che sono lontani dallo Spirito di Dio, e Beatrice diceva, quando analizzo il mio modo di comportarmi, a volte non sono contenta di me. E cosa puoi fare? Ci sono, ci sono passato e... Lo so, lo so esattamente cosa, cosa che vuol dire. Guarda, prendi questa scrittura, guarda, Daniele 6, 7 a 10. Guarda. Infatti ne parlavo prima di questo, leggi questa scrittura. Infatti Daniele dice che in certe situazioni, in mezzo a persone fuori dallo spirito, non riesci a essere all'altezza. Cosa puoi fare? Cosa ha fatto Daniele in una situazione così? Questa scrittura che mi ha dato per te, Daniele 6, leggila. Daniele 6, 7 a 10. Tutti i capi del regno, i prefetti e i satrapi, i consiglieri e i governatori si sono accordati perché il re promulghi un decreto e imponga un severo divieto. Chiunque per un periodo di 30 giorni rivolgerà una richiesta a qualsiasi dio o uomo tranne che a te o re, sia gettato nella fossa dei leoni. Ora o re promulga il divieto e, e firma il decreto perché sia immutabile conformemente alla legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile. Il re Dario quindi firmò il decreto e il divieto. Quando Daniele seppe che il decreto era firmato, andò a casa sua e tenendo le finestre della sua camera superiore aperte, bene aperte, verso Gerusalemme, tre volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava il suo Dio come era solito fare anche prima. Wow, capito cosa faceva questo? Cioè, sono due lezioni, una, una cosa non fare, una cosa fare e l'altra cosa non fare. Sì. Vabbè, ehm, cioè, eh, cioè questo apriva la finestra mm -hmm. e, bene, e praticamente tutti vedevano. Sì. Questo non aveva il beneficio del, del, del Vangelo di Matteo capitolo 6 che dice: andate, chiudete la porta. No. No, lui, va, va bene pregare diretti verso Gerusalemme. Infatti, ho trovato dei ebrei cristiani sionisti che eh, erano a casa mia, eravamo a Milano lì e, e, e mi hanno pregato insieme. E allora, questi, questi prima si sono, si sono guardati intorno, guardate la. Hanno scoperto i punti cardinali mm -hmm. e loro poi si sono accordati: ok, questa direzione. Fa, che direzione state cercando? Fa Gerusalemme. Mm -hmm. Perché i cristiani, i cristiani no, non sionisti è sbagliato, erano cristiani messianici. Queste. Che i cristiani messianici sono ancora mezzo ebrei, mm -hmm. che sono ancora ebraici. Non è che sono cristiani cristiani, sono cristiani ebraici e loro ancora predicano, pre pregano diretti a Gerusalemme come i musulmani verso la Mecca e quindi eh, um, Daniele, prigioniero in Babilonia, doveva pregare verso Gerusalemme. Mm -hmm. okay. E' per questo che apriva la finestra? Non doveva aprire la finestra, per lui questa per buona misura, ah. perché proprio per mostrare, prima spalancava, sì, poi faceva sì, anche sì. caldo, no? Okay. Però che succede? Lo vedono, sì. allora, lo vedono e lo riportano al re, E dicono: c'è Daniele che e lui dice... Um, questo qui continua a pregare, e non, non a Dio, capito? Um, che, que, sei arrivato al 10? Sì, ho letto fino alla fine. Fino alla fine, benissimo. E allora, eh, praticamente, Daniele si è messo nei guai da solo, quindi, praticamente, se tu, Dolce Sorella, dove tu lavori, se tu eh, preghi in un modo che dai nell'occhio, Beatrice. E La gente ti vede, se tu esprimi la tua fede in Cristo in un modo, gli atei si offendono perché dicono oh, questo è segreto è superiore perché lei ha il suo Dio. Criticano te perché in realtà vogliono arrivare a Dio, vogliono combattere contro Dio, il diavolo in loro. Allora devi usare saggezza, devi essere come una discepola segreta ovunque tu sei. Uh, lei lavora in una scuola cattolica, ma i problemi li ha lo stesso perché lei, nella sua fede, è più discepola, più all'attacco, evangelizza di più, quindi è diversa dagli altri. La scuola è cattolica? Lì. Sì, è una scuola però, che appartiene alle suore. Sì, però eh, le suore, sai, sono papocchie, sono del Papa, sono, mm -hmm. sono pro-omosessuali. Pro, perché non è che lo sono, è questo Papa, li sta facendo diventare, però mm -hmm. per essere. De, 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 Papine devono essere mezzo omosessuali, sì. Ma, diciamo come dottrina, non è che devono essere lesbiche, no, semplicemente sono a favore, a favore degli islamici, eccetera. Cioè è un disastro questo, questo papa, qui, è un falso profeta, che sta rovinando quel poco di buono che è rimasto nella Chiesa Cattolica. Allora, cosa devi fare? No, 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 non aprire le finestre, non pregare verso Gerusalemme, mm -hmm. cosa che sicuramente non fai, però cerca di tenere la tua fede segreta finché puoi. Deve, certo, de, devi evangelizzare, sì, è logico, non voglio dire segreta che non evangelizzi, però poi c'è un limite. Vedi se riesci a barcamenarti sotto banco e evangelizzare, se non riesci cambia lavoro. Mm -hmm. Va bene? Quindi... Sì, perché anche se riesci a non evangelizzare per un periodo... Gesù sempre esce fuori perché è lì dentro e se al lavoro incontri una persona che ha bisogno, che forse ha problemi, che piange, automaticamente Gesù esce fuori da te e non puoi trattenerti per molto tempo. Quindi prima o poi tutti sapranno che tu sei un discepolo. Sì, guarda, se viviamo in un mondo anticristo in modo passivo, allora la potenza, l'ispirazione, la gioia e la vicinanza la, eh, che, la, che abbiamo nella comunione con il Signore ne soffre, quindi non puoi rimanere passiva. Mm -hmm. Io ho sempre eh, risolto questo problema trovando e anche a volte inventandomi, se necessario, il modo di amare e servire il Signore. Quindi a volte devi inventarti il modo di servire il Signore. E in che modo? E devi evangelizzare apertamente se puoi o privatamente se non puoi. Mm -hmm. Perché altrimenti una mente, una mente oziosa diventa il laboratorio del diavolo. Se la mente non la riempiamo di Gesù, e eh, poi viene il diavolo e torna dentro come gli spiriti di Matteo 12,43, spiriti lì che dicevano prendiamo sette spiriti peggiori e torniamo, perché la tua mente sì è cristiana ma è oziosa, non fa niente, non evangelizza L'evangelizzazione non è solo una buona predica, è la salvezza, sì, ci salva sì, dal diavolo, sì. dai, uh -huh. dai pensieri negativi. Il diavolo non può avere controllo su di noi se, 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 siamo, se ci trova occupati pieni di luce, cioè evangelizzando, uh -huh. cioè dando la salvezza, dando la guarigione, dando una prova di incoraggiamento. Il diavolo non può entrare perché è un combattimento. Però se tu sei seduto in chiesa a cantare come gli usignoli, il diavolo dica che canta insieme a te. E lì a pregare sì, sì. la Madonna, la Madonna che dice? Stupidaggini, dice: Grazie che siete venuti da me, miei figli. Ma quali <ride> i miei figli della nonna, noi siamo figli di Dio, non tuoi. Non siamo figli della, della Madonna, noi siamo figli di Dio. Amen. Grazie, sono la madre della Chiesa. Adesso la madre, poi si presenta la sposa della Chiesa. Ora è la sposa, ora è la madre. Questa qui è imbrogliona, un, è un diavolo travestito da Madonna. La Madonna non è la, è la, la, la sposa della Chiesa. Perché la, la, perché, la, perché la Chiesa non è lesbica, non è sposata con una donna Madonna, è sposata con un uomo Cristo, un Dio Uomo, va bene? Amen. Ci siamo? E quindi, anche spiritualmente, è un matrimonio eh, è vero: non è una, una Chiesa eh, che spiritualmente è una Chiesa femminile, è sposata con una donna, la per, per cortesia, ma. Tu non sei la vera Maria, sei la falsa Maria. La vera Maria non vuole adorazione, vuole dare la sua umiltà, la sua sottomissione a Dio. Ed è anche sottomessa a Cristo, che non è suo figlio: lui è figlio di Dio. Il, figlio, il figlio di Gesù è morto in croce, e non è più risorto. La carne, quello che è risorto, è stato solo e solo il figlio di Dio: perché il figlio di Maria non poteva risorgere, non è risorto. Quello che è risorto è stato squisitamente, completamente, unicamente il figlio di Dio. Infatti ha detto Gesù Matteo 12,46, ha detto mia madre, e chi è mia madre? miei fratelli non ne parliamo neanche. Per me solamente quelli che fanno la volontà di Dio, altro che madre, Madonna, Magiugorie, eccetera. No, quel che fa la volontà di Dio è mia mamma e mio fratello. Ci siamo? Allora io le dico a tutti i fratelli, o trovate il modo come Davide a fare col Vangelo, oppure trovate più presto un lavoro che vi permetta di farlo. Quindi o trovate un modo per evangelizzare dove siete, però ci ti dà grattacapi, mal di te, ah però qui si guadagna più soldi, pazienza, vai in un posto dove vendono patate, guadagni di meno ma puoi evangelizzare. Mm -hmm. O sul posto del lavoro, che è un lusso evangelizzare, il posto del lavoro è un lusso comodo, no, evangelizzare fuori. E, va bene? Quindi attenzione fratelli, non imprigionatevi, non imprigionatevi in situazioni di lavoro dove siete schiavi della situazione, non imprigionati in una casa, neanche in un matrimonio, cose che possono diventare, se diventano una, una schiavitù, una prigionia. Gesù è venuto per liberarci, liberare i prigionieri. Allora, cosa, stiamo, eh, cosa preferiamo? Essere liberati da Gesù o preferiamo le catene? Di, un, di catene dorate perché sto, questo lavoro mi dà un sacco di soldi mica posso e eh, abbia pazienza fratello allora non ti lamentare non sto parlando a te eh, Beatrice sì, parlo sì, in generale sì, sì, certo. ok no, mi, per favore nessuno si offenda va, va, va. perché non si può pre predicare il Vangelo senza offendere offendere tante. impossibile <ride> toglietevelo dalla testa va bene eh, Gesù ci è riuscito, lui è più in gamba di tutto, lui è on onnipotente, Gesù ci è riuscito a predicare il Vangelo mm, senza offendere, no, no, no. assolutamente escluso, devi essere uno come il Papa per predicare il Vangelo che non offende, <ride> però c'è il 99% acqua, capito? il resto è immondizia e c'è un 000,000,51 di Vangelo. Poi il Vangelo che poi i suoi assistenti e segretari gli scrivono, prende il bigliettino e lo legge, non è che lui capisce niente di Vangelo. Lui capi le capirà l'Islam, cambierà l'evoluzione, dice che veniamo dalle scimmie. Papa, uè, chi gliela ha detto? Dove è scritto? Chiede qualcuno che è in contatto col Papa, gli dica, ma signor Papa, scusi, santità, come si chiama? Ma dove è scritto che veniamo dalle scimmie? E eh, lui detto Charles Darwin. Dov'è Charles Darwin? E Charles Darwin può dire quello che gli pare. Va bene, d'accordo. Allora, guarda, dammi l'altra scrittura, secondo Timoteo 4.2, guarda. Secondo Timoteo 4.2, predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Allora, ehm, cosa dice Paolo qua a suo figliolo Timoteo? Papà Paolo dice al figlio Timoteo, figlio spirituale, dice: predica la parola, insisti. Cosa vuol dire insistere? Vuol dire tieni duro. <ride> Com'è in, in, in greco? Eh, cosa, oh. significa, cosa significa insistere in greco? Significa insistere. Insistere. Ah. Quindi non c'è bisogno di andare a scoprire la radice quadrata, et, etimologica, eccetera, no? Insisti in ogni occasione. Quindi, non è quando si può, quando non si può, in ogni occasione. Eh, ma se mi crucificano, va bene, insisti. E se mi portano al Calvario, insisti. E se mi mettono in prigione, insisti. E se il diavolo non vuole, insisti. E se mia moglie, mio marito, mia zia, mia, mia suocera, si salve chi può, non vogliono, insisti. Insisti. Va bene? Col Vangelo. Va bene? Quindi, in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, Cosa vuol dire favorevole e sfavorevole in greco e in aramaico? Favorevole e sfavorevole, vuol dire lo stesso. In greco senza... in, insisti, in greco si dice epistemi che significa assault. <ride> assault, ass, <ride> a, 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 Vuol dire ass, assalire <ride> Quindi in, in greco com'è com che la, la parola è greca? epistemi Episemi. E fisi preferita mi accendo con la di Angela tra tutte e due, ci possiamo dare la mano. Qui. Ci, mi spiace che ci sarà qualche fratello che ci segue, che studia il greco, che sa che figura gli stiamo facendo. <ride> Comunque, il punto è la, 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 il significato, vuol dire a, assali, gruppo di assalto. Altro che insistere, non è solo insistere, io insisto, no, non è così. Assalti, attacchi alla baionetta, all'arma bianca e Amen. i diavoli Amen. che scappano. Amen. Va bene, quindi quando è favorevole e quando è sfavorevole convince rimprovera esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza o oh, è anche la pazienza oh. quindi se ci riesci al lavoro falla se non ci riesci prendi il tuo salario dici grazie uh -huh. alle suore signora madre superiore <ride> grazie e, e usi i soldi per evangelizzare per stamparti i volantini mm, per regalare un sandwich a uno che sta morendo di fame usi i sì, soldi amen. dopo che hai pagato il tuo affitto per evangelizzare amen. ci siamo? sì Dimmi, vedo, vedo il dito alzato. Poi, poi non dire ogni volta che c'è il dito alzato, please. <ride> ogni volta. Hai eh, eh, una cosa segreta. <ride> sì, Io voglio. voglio how you say, I want always jump in, so <ride> I'm waiting <my> Angela. <ride> non dire che c'è il dito alzato. Allora, diamo il microfono ad ora senza il dito alzato. Grazie. <ride> no, senza dire che c'è il dito alzato. Ah, senza dire ok. Quindi devi dire. Senza tengo. menzionare che si è dietro alzato, diamo il microfono ad ora. Okay. Va bene, Dora così? Va bene così, ha <ride> detto perfetto. Allora. Come adesso tu dici predicare, assilare, insistire. Però prima dicevi anche di stare un po' zitti, zittire di... allora, come si sa la differenza quando stare zitti? Quando e guarda, assilare? guarda Per quale motivo il Signore ha gelato lo Spirito Santo? C'è un e... momento di e c'è un momento non di... Okay. c'è un momento di parlare, c'è un momento di fare... Eh, ci sono due scritture, nei proverbi, che una scrittura dice um, eh, rispondi allo stolto uh, secondo la sua stoltezza affinché non si creda saggio. E verso dopo, cosa dice? Non rispondere, ah, rispondere allo stolto eh, sì. secondo la sua solte, stol, stoltezza affinché non si senta savia. Proverbi cioè, 26. Eh, leggi, leggi per cortesia. Che qua... Proverbi 26, 4. Non rispondere allo stolto secondo la sua follia perché tu non gli debba somigliare. Ah, ok, vedi, ho sbagliato qualche virgola. Perfetto. 26, verso 5 risponde allo stolto secondo la sua follia perché non abbia ad apparire saggio ai propri occhi quindi <ride> due scritture consecutive sì, completamente il contrario però dipende dal fine e allora? Mm -hmm. e allora, allora deve farti guidare dallo Spirito insistiamo o non insistiamo sulla parola, sulla predicazione? e dipende, dipende cosa, da cosa dipende? dai frutti dipende da cosa più da gloria a Dio ok, allora pregare per il discernimento dello Spirito Santo è logico Okay. e devo pregare e vedere cosa dà gloria a Dio se è meglio non rispondere allo stolto e farlo passare per cretino perché così almeno il tipo magari capisce più delicatamente salva la faccia l'onore l'orgoglio e alla fine magari prega per pentirsi e ricevere il Signore si converte e dopo capirà da solo qua la, la propria stoltezza come è venuta ciascuno di noi e c'è il momento invece di come, come, come Nathan, dato da Davide, ha puntato il dito, ma okay. tu sei l'assassino, l'adultero, e, e puntare il dito affinché Davide non si creda così furbo. Ho capito. Quindi dipende cosa secondo te, cerca di indovinare bene però, cos'è che eh, può raggiungere lo scopo. C'è un momento che il comandante dice tirate le bombe, c'è un momento che dice aspettate, mm -hmm. Alt, aspettare, momento propizio. Capito? Militare sai sparare giudice, dice, sparate solo colpo sicuro che le munizioni scarseggiano, d'accordo? Quindi dipende, dipende dal, dallo spirito e come guida lo spirito. Cap dipende, come guida lo spirito. Va bene. Allora, comunque, il semplice studiare come evangelizzare e quindi, eh, e quindi farlo va bene. Se solamente io direi questa sorella ed altri fratelli, in sua situazione. Sì. Se solamente ti metti a studiare come evangelizzare e quindi cominci a evangelizzare nel modo che di Dio, Dio, Dio ti guida, già questo ho visto per esperienza, già risolve il 90% dei nostri problemi. Va bene, tu sei pieno di problemi, comincia a studiare come evangelizzare, comincia a evangelizzare, comincia a farlo e con tutto il cuore e fedelmente, possibilmente tutti i giorni. D'accordo? Non, non siamo cristiani dalla domenica mattina, assolutamente no va bene e vedrai che evangelizzando già risolve il 90% dei tuoi problemi Ma... perché? È perché Dio comincia a benedirti e così comincia a trovare pecorelle sul lavoro e fuori dal lavoro col permesso della madre superiore <ride> e senza permesso della madre superiore che, che la madre che le suore sono contentissime o che sono scontentissime cioè poi naturalmente devi anche calcolare devi anche um, contare Il prezzo, vedi poi se sei disposto a pagare il prezzo che ti licenziano, capito? Si, ti, ti, ti tolgono il rosario e ti mandano via, ti tolgono l'acqua santa, tutto, le statue, ogni cosa lì. Lavora in un, un convento questa qui, una scuola, con, scuola di suore. Cos'è il convento? Cos una scuola. Una scuola, d'accordo? che poi di solito le suore, la maggioranza delle suore, sono gente brava dolce. Sì, sì, sì. Noi quando viaggiavamo di qua e di là, Angela tu eri specializzata a dormire nelle suore. Mm, sì, mi faceva tanto piacere. Erano dolcissime, piene di amore. E sai, dalle suore ho imparato tanto sulla relazione con Gesù. Perché molte di queste suore hanno una profonda relazione personale con Gesù. È vero. Mi è hanno vero. insegnato tanto, sinceramente. È vero, io vicino, dove ero vicino? Pesaro, lì, dormito da, da, dai frati. Mm. Dai frati e trovate dei fratelli dolcissimi. Sì, sì. Quindi non sono d'accordo con i fratelli protestanti che tutti i cattolici, no, no, non, è no. no non, non è mica vero, no non vero, Sì, hanno statue, d'accordo, ma voi protestanti, fratelli protestanti smettete questa storia delle statue perché questi fratelli cattolici non è che le hanno portate loro, queste statue, nelle chiese, le hanno trovate lì, compresi i cadaveri dei cardinali, lì, le ossa, le reliquie, erano già lì, questi cadaveri, non è che li hanno portati loro, anzi se te questi i cadaveri li riporti via magari sono, gli fa un piacere sono i Papi, i cardinali, sono. sono eh, capito? Cioè, le pecorelle non è che hanno tutte queste colpe. Guarda, andiamo al Salmo 40 verso 9 e 10. Salmo 40, 9 a 10. Ho proclamato la Tua giustizia nella grande assemblea. Perfetto. Ecco, io non tengo chiuse le mie labbra. Oh Signore, tu lo sai, non ho tenuto nascosta la tua giustizia nel mio cuore. Ho raccontato la tua fedeltà e la tua salvezza. Non ho celato la tua benevolenza né la tua verità alla grande assemblea. È bella questa scrittura, ah no? Bellissima. Quindi ho proclamato nella grande assemblea, cosa vuol dire? Quando predichi in pubblico. Sì. Non tengo chiusa la mia labbra, cosa vuol dire? Non, non tacciamo mai su Cristo. Uh -huh, uh -huh. Non ho tenuto nascosta la tua giustizia nel mio cuore. Cosa vuol dire? Mai vergognarsi di Gesù e del Vangelo. Bellissimo, Amen. no? Amen. Amen! Sai, proprio ieri un fratello ci ha scritto, uh, aspetta, si chiama Giancarlo. Giancarlo, Dio ti benedica Gianchel Giancarlo. E ha detto che al lavoro lui sempre ha la croce che la tiene esposta, cioè fuori dai vestiti, e ha detto che il suo capolavoro, il suo manager, non lo so, gli ha chiesto se poteva per favore nascondere la croce, perché poteva dare fastidio a qualcuno. Eh, che sarangi, no, <ride> se dia fastidio. e Giancarlo ha detto ma come una collana da fastidio e gli ha detto Va, guarda io potrei anche nasconderla perché non voglio infastidire nessuno ma alla fine non lo farò perché sono fiero del mio signore e se qualcuno si infastidisce non deve guardarla chi è che gli ha detto il direttore? io il manager ok il manager. <ride> Quindi conta il costo e è... mm. contare il costo è che puoi perdere il lavoro, cioè se tu sei al lavoro e ti obbligano a nascondere la croce, cioè in certo senso a volte devi farlo, capisci? Se non sei pronto a perdere il lavoro, capito? A volte. È il discernimento è... dello Spirito Santo. E... <ride> Come è il È il discernimento dello Spirito e Santo. Sei pronto a perdere il lavoro? Cioè eh, ci sono situazioni che devi nascondere la tua fede, capite? C'è il momento, c'è il momento che Gesù dice lascia che la vostra luce brilli nei cospetti degli uomini, non vi vergognate, mm -hmm. Pietro non rinnegare, però c'è anche il momento, c'è il momento che devi, eh, come dire, le, le spie, le spie che, che Giosuè ha mandato a Gerico non sono andate là con le bandiere ebraiche, sono andate lì e facendo finta che erano in cerca di prostitute, erano in cerca di, di, di donne facili, e sono andate in un bordello a nascondersi, capito? E quindi c'è il momento, per esempio, in eh, Libro degli Atti, atti capitolo, cos'era, il um, 21, atti 20-21, lì che Giacomo gli dice a Paolo, gli dice vai nel Tempio e, e diciamo, fai finta di che, tu, che tu mantieni la legge, puoi guardare... Atti 21-22, ehm, dove Giacomo manda Paolo nel Tempio e gli dice di fare finta che lui è sotto la legge, uh -huh. mentre, mentre Paolo non era sotto la legge, non è sotto la legge di Mosè e Paolo, infatti in tutto il Nuovo Testamento dice, per esempio 1 Corinzi 9 dice io, io non, non sono sotto la legge, sono sotto la legge di Cristo. Eh, eh, Romani 10:4 dice Cristo la fine della legge, invece però lì l'ha tro trovata quella scrittura. Atti 21? Cosa dice? Arrivati a Gerusalemme eh, verso 17, dove Giacomo gli dice vai al Tempio. Um, sì, allora vai al Tempio, presentati e... Che loro dicono che tu non mantieni la legge Vai lì e così fai vedere Che tu mantieni la legge Quando lo, quando lo cerchi me lo dai che, okay. è, Atti 21 Sembra che atti 21 sto cercando il versetto 21, sì. uh -huh. e, e allora e, Cioè dipende Dipende, eh, dipende. Cioè, dipende oh. Cosa dà gloria a Dio A, da, a volte dà gloria a Dio Per esempio in Giovanni capitolo 8 Che Gesù si nasconde E perché Gesù si nasconde? Cosa c'ha da nascondere? È un criminale? No, in quel momento era giusto nascondersi. Va bene, c'erano cioè i farisei in giro. La Bibbia è piena di uomini di Dio che si nascondono, però non è che si nascondevano perché si vergognavano di Dio, ma per poter portare più frutti a Dio, più anime, più eh, raggiungere lo scopo di Dio, si nascondevano. Dio stesso si nasconde, Dio non si fa vedere. Quindi mm -hmm. quindi si vergogna, no, è un piano perché così solamente chi lo cerca lo trova, va bene? Sì, ma poi ci sono anche situazioni che non puoi sopportare. Per esempio sempre Giancarlo ci racconta che al lavoro c'era una, una collega che prendeva il nome di Dio invano. E anche una credente. E lui gli ha detto guarda è sbagliato quello che fai, perché un credente deve avere timore di Dio e non ti sto giudicando ma ti sto avvertendo visto che tu dici di credere. E questa persona adesso non lo, non lo saluta più, quindi si è offesa. Ma ci sono situazioni che tu non puoi sopportare, perché se la gente intorno a te parla male di Dio in continuo, tu non riesci a stare zitto. Vabbè, e, e appunto devi vedere cosa il Signore ti guida. Non voglio mettere tutti i fratelli in una gabbia sempre così e sempre così. Mm -hmm. Capite, devono essere guidati dallo Spirito. Sì, giusto. Capite? Gesù a volte giusto, si nascondeva giusto. e a volte invece davanti al Calvario diceva vado al Calvario. Giusto, Quando sì. invece volevano lapidarlo, che era, non era il momento, il momento migliore per essere lapidato, lui si nascondeva. Diverse volte nel Vangelo di Gesù. Gesù si nascondeva Sì, è il paragrafo, paragrafo anti-21 da 17 a 26 No, solamente dove dice vai al tempio e... Ora, 21, perché, perché ora sono che... stati informati su di te che vai insegnando a tutti i giudei di abbandonare Mosè E allora? Fa dunque quello che ti diciamo non abbiamo... Noi abbiamo quattro uomini che, fanno, che hanno fatto un vuoto Prendili un con vuoto. te Purificati con loro e paga le spese per loro. Così tutti sapranno che? Okay? Così tutti conosceranno che non c'è niente di vero nelle informazioni che hanno ricevuto sul tuo conto, okay. ma che tu osservi la legge. E invece lui no, invece lui non era sotto la legge di Mosè: l'ho detto mille volte. Sì. Nel Pietro dei Galati, Primo Corinzi 9, e Romani 10: Cristo è la fine della legge, perché adesso Padre era sotto una legge superiore, ben migliore. Non, era più sotto le, non doveva più seguire le regole dell'asilo, la prima elementare, era sotto le regole dell'università divina, cioè volava, non camminava più. Però lì doveva far finta di essere sotto la legge perché? Per cercare di evangelizzare questi ebrei, che poi alla fine non ha funzionato. Va bene, è stato arrestato è mandato a Roma, dove gli hanno tagliato la testa. Mm -hmm. D'accordo? Sì. Eh, parlando amen. un po'. E comunque, Dio benedica Giancarlo, Io, cioè lui non si vergogna della croce, sì, se il Signore ti ha guidato a non nascondere la croce è giusto che lo fai come amen. il Signore ti guida, amen. invece, in altre situazioni, puoi portare più frutti al Signore mettendo la croce dentro, non c'è nessun problema, non ci sono regole così. Okay. D'accordo? Quindi, comunque, Dio ti benedica, la, la tua fede è sicuramente sincera. Volevo chiederti una cosa riguardo alla famiglia, perché se hai problemi di questo tipo al lavoro va bene, hai detto cambi lavoro, se hai bisogno dieci volte all'anno cambi lavoro, però quando succede in famiglia che hai un marito, una moglie che sono freddi verso Dio, e non è che puoi cambiarli così facilmente, e come fai se il tuo coniuge è freddo e fuori dallo spirito di solito, diciamo, come fai a rimanere tu sempre nello spirito di Dio? visto che anche tutto quello che loro fanno ti tirano via da Dio anche a te. si sì, ti allontano dal Signore. Beh, guarda, innanzitutto cercare di evangelizzarli è logico, però se ti respingono, cosa dice il Signore? Andiamo a 2 Corinzi 6, perché non è che possiamo obbligare la gente a... Non abbiamo... abbiamo potere sugli spiriti, sul diavolo, possiamo cacciare il diavolo, no, ma uh -huh. sugli uomini, sulle persone, non abbiamo potere. Neanche Dio usa il suo potere, ciascuno deve decidere per conto suo. Allora, 2 Corinzi 6, 14 a 18. Non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? Si capisce dopo aver cercato di evangelizzarli, ah, okay. come altrove Paolo spiega. Mm -hmm. eh, 15 eh, no, dove O sei? quale comunione tra la luce e le tenebre? E quale accordo fra Cristo e Belia? Belia è un idolo. O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? Che ci fa insieme agli infedeli? Eh, ma è la mia famiglia, ma anche lì c'è un limite. E che armonia c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente, come disse Dio? Abiterò e camminerò in mezzo a loro. Sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro, e io vi accoglierò, e sarò per voi come un padre, e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Alleluia. Ma, eh, Matteo, 12, 48, 50. Matteo 12, 48-50 Matteo 12, 48-50 Ma egli rispose a colui che gli parlava, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? 50 poi chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli, mio fratello e sorella e madre. Va bene, quindi amare la nostra famiglia carnale è giusto, dobbiamo farlo, evangelizzarli, eh, certamente. Però eh, anche lì c'è un limite, se per esempio fossero solo credenti nominali che non vogliono sostenere il Signore. E allora, come Gesù dice, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli. Quindi mm -hmm. a un certo punto ognuno deve scegliere, se la famiglia ha scelto che e vogliono ostacolare il Signore e io devo seguire il Signore, non posso rinnegare, rinnegare la, mia fe, la mia fede. O addirittura poi ci possono essere familiari che eh, addirittura ostacolano la fede nel, nel Signore. Quindi dopo aver evangelizzati, allora è tempo di seguire il Signore, non l'uomo. Secondo Corinzi eh, 6,14 eh, 6, abbiamo letto? Sì. Va bene. Andiamo a Luca 9. E quindi ricordate queste scritture vi ripetiamo i riferimenti, Secondo Corinzi 18 Luca 957 57-62, perché cosa, cosa significa questa scrittura? Significa che anche l'amore verso la famiglia carnale ha un limite. Quando? Quando ti portano a un bivio. Io conoscevo, ho sentito la storia, non è che l'hai conosciuto, ho sentito la storia di una, uno che voleva fare missionario, la madre un po' egoista, diceva se tu mi abbandoni. Eh, questo non può essere Dio che ti chiama a fare missionario, che Dio vuole che tu eh, devi amare i genitori. Sì, certo che vi amo, ma eh, io devo andare a fare missionario. Cioè questa qui non è che era paralizzata né niente, semplicemente eh, lo volevo a casa. E mi fa se tu te ne vai mi butto dalla finestra. E cosa devi fare? Non so come finita la storia, non credo che sia buttata, però è il ricatto supremo. Cioè è veramente satanico dire se vai a se seguire il Signore io mi butto dalla finestra. Immagine Gesù chiama Pietro, Andrea, Giovanni e Giacomo, le, abbandonate le, le, le barche, le reti, i pesci che avete, o i pesci che non avete, abbandonate casa e Pietro ha sposato. E seguitemi. Immediatamente, immediatamente questi mollano le reti e lo seguono. Immagine le mogli, le, le, le mamme, i papà, e noi, noi ci buttiamo in un pozzo. Se, se, andasse, se seguite questo perfetto straniero, forestiero. Va bene? Sì. Luca 9, 57. Luca 9, 57 a 62. Cosa significano queste scritture? Significano che se le persone intorno, che non sappiamo mai chi può essere, se ostacolano la fede nel Signore, e allora bisogna prendere queste scritture e metterle in pratica. Mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse io ti seguirò dovunque andrai e Gesù gli rispose le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo quindi, quindi essere pronti a seguire il Signore anche senza villetta senza appartamentino senza baracca senza una tenda senza niente e come è? Dio è capace di provvedere io... Sono 45 anni che testimonio Dio provveduto, va bene? Ho viaggiato, ho dormito in tende, ho dormito sui treni, ho dormito in una macchina, ho dormito nei parchi, sacchi a pelo, e poi si è messa a piovere, erano altri tempi e tu potevi fare, adesso sì, vero, lo sconsiglio sì. a dormire. Eh, sorella, avete dormito sulle spiagge? Sì, no. sì, sì, ah, sì, sì con la dormito. tenda, sì. Sì o no? Sì, nel passato sì. sì tu sì, e spiaggia si sì, è stato bello eh, il signore è tempi che si poteva farlo ricordo sì. la polizia è venuta. Eh. <ride> sì, abbiamo evangelizzato la polizia, hanno pregato per ricevere Gesù e sono andati via felici. E anche noi felici abbiamo rimasti sulla spiaggia. Fa sveglia, eh. non è in campeggio. Eh. eh sì, non è in campeggio, <ride> no, noi siamo, siamo però missionari. Ah, eh, raccontateci. Anche nei parchi, nei poi parchi. chiedevamo permessi sulle Va spiagge, bene. nei luoghi. Va sì. bene, quindi eh, abituiamoci all'idea che verrà il tempo che... I, I cari italiani troppo abituati al cappuccino e gli spaghettini mm. con la pumarola in coppa e il parmigiano, e farne a meno. Ho, ho dovuto imparare io. Mia moglie danese mi ha dato sicuramente una mano. <ride> Va bene, quindi potete farlo anche voi. Non dovete sposarvi una danese. Però dice mm. Gesù, dice... Cosa dice? Dice che le volpi hanno de, delle tane, gli uccelli dei nidi... Ma e il l'uomo dell dell'uomo non ha dove posare il capo. Aria fresca e cielo blu. Andiamo al 58. 59. 59. Ad un altro disse: Seguimi. Ed egli rispose: Permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse: Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio. Quindi, se capiamo veramente che il Vangelo significa eh, dare la vita eterna a gente destinata al lago di fuoco. Cerchiamo di capire che è più importante di accontentare gente che di Gesù non gli interessa assolutamente niente, magari credente nominale. Dimmi. Un altro ancora gli disse, ti seguirò Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia. Ma Gesù gli disse, nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. Alleluia. Allora. Anche, eh, anche la, Gesù ha detto chi è mia madre e chi sono i miei fratelli. Qui sta parlando di Maria, che poi gli hanno, hanno fatto degli idoli su di lei, va bene, l'hanno fatta diventare una falsa Maria, ma la vera Maria è quella della Bibbia, non quella di Maggiugorio o di, di Fati, quella, quella è la falsa Maria. La vera Maria è nella Bibbia, una donna meravigliosa, una dolce sorella, niente da adorare, da venerare, cioè, da idolatrare, niente, niente, perché è proibito che Un santo, un angelo che si faccia venerare diventa come il diavolo, va bene? L Apocalisse 22. Giovanni vuole adorare un angelo. L'angelo dice: Guardate, dal farlo, sono un servo come te. L'angelo si, si spaventa quasi, l'angelo, perché quello è stato l'inizio di Satana, farsi adorare. Quindi, sta, queste Madonne che si fanno adorare sono tutte assatanate. La vera, la vera Maria è quella della Bibbia. Allora, io direi. Ci sarebbe ancora altro da condividere, ovviamente si è fatto tardi. Allora il punto principale, in due parole, per queste persone che hanno difficoltà a rimanere mh, spirituali in un mondo molto carnale, la soluzione è di sviluppare una relazione profonda con Gesù. Brava, hai capito il punto esattamente. La relazione con Gesù risolve tutto, tutto, mm -hmm. tutto quanto perché ti parlerà, eh, ti dirà cosa fare, ti dirà dove andare, ti dirà se rimanere in questo lavoro, se cambiare lavoro. E in, in Europa praticamente è, un, è orribile perché adesso i migrati hanno preso tutti i lavori a poco prezzo, quindi uno che infatti i sindacati, gli scioperi non se ne parla più, perché e questo è appunto, l'abbiamo detto tanti anni fa, li fanno entrare così che almeno eliminano i sindacati eh, qui non si tratta di far aumentare stipendi, si tratta di, non, di trovare un lavoro perché questi poveracci che vengono dall'Africa che non hanno colpa, sono strumentalizzati da, dai ricconi in cima e allora è logico che lavorano per un pezzo di pane, e allora uno come un fratello o una sorella che vuole, vuole far valere i suoi diritti, lo licenziano e prendono magari uno, un immigrato che lavora per mezzo pezzo di pane e allora uscire dall'Europa e andare in posti vergini, qui siamo in un posto vergine, qui. per esempio in Sud America, se preferite un altro posto, andate dove vi pare, ma secondo me dovete uscire dall'Europa e imparare a mettere radici come ha fatto Concetta, questa dolce sorella che è arrivata, però è arrivata <ride> a cuore pieno, a mani piene, eh, maniche alzate e Signora la benedetta. Altri fratelli che sono venuti, che erano meno volenterosi, che cercavano di più cappuccino pronto la mattina, sono tornati indietro. Capito? Ognuno fa le sue scelte, questo noi predichiamo la, la parola, poi ognuno deve arrangiarsi e fare quello che vuole. Sì, sì. Va bene? Gloria al Signore. Angela. Amen. Vuole leggerti in, per chiudere un messaggio da parte di una sorella che ha scritto mezz'ora fa, mentre parlavamo di. Come si chiama? Eh, facciamo senza nome. Senza nome. Sì, è una sorella che lavora per una banca uh -huh. e dice: Sento anche io il problema come Beatrice. Shalom carissimi, anche io ho questo problema. Il mio lavoro mi prosciuga, sono stanchissima fisicamente <ride> e mentalmente. Eh, fai lì. E per di più non mi piace per niente. E eh, ti immagini sempre a contare soldi mattina e sera. Voi sapete che lavoro per una banca, ma so che il Signore mi rinnova ogni giorno. Non ricordo il versetto, dice, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. E Filippesi 4,13. 4,13. Faccio fatica. Sarebbe più facile se lavorassi con credenti, ma anche se purtroppo non è neanche una garanzia. Ma so che se vado ogni volta al Signore, Lui mi dà la forza, mi conforta, mi aumenta l'amore per i colleghi soprattutto, anche se è difficilissimo per me. Ma è vero, più ricerchiamo la Sua presenza, più il resto cambia. Vi amo tanto. Avanti con Gesù. È dolcissima sorella. Beh, il Signore la guiderà, non sta a me dire se deve rimanere lì a lavorare, a trovarsi un altro posto, questo è dalle, mm -hmm. la, dipende dalla sua fede. Non abbiamo dottrine che, sì. a proposito, ognuno deve chiedere a Dio e sollevare, sollevare la sua croce, portarla. E comunque, anche se qualunque lavoro troverai, anche lì ci sarà il diavolo, anche lì ci saranno combattimenti. Non esiste il posto che il diavolo è in vacanza, Infatti, c'è stato delle religiose che ci hanno scritto che dice voi siete falsi profeti perché dite che in Sud America c'è il grande rifugio, ma anche in Sud America c'è il diavolo, l'anticristo prenderà tutto il mondo. È logico, è logico, ci mancherebbe altro. Però un conto è un ebreo che se ne stava in Germania nazista e un altro conto è un ebreo che è andato in un altro posto e ha sopravvissuto. Certo. Va bene? Ah, okay. Amen. Amen, grazie. Allora, Gesù. sì, Angela, che eh. le, le mandiamo a riposare, sì, questi ragazzi. Finiamo, sì. oh no? Sarebbe il tempo, sì. Ok. Allora, <ride> fratelli, che Dio vi benedica. Ci risentiamo domani. Bene, ci sentiamo grazie. domani. Alleluia. Si è fatto tardino, eh? eh non guardare, è meglio se non guardare. Mamma mia, ma sono le, oh, caspita, <ride> le sei e mezzo in Italia? <ride> sì, ma, ma, ma Angela, ma mezzo. Ti cerchiamo di diventare normale. Angela, 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 come Ma cos Angela Ma cos'è? tre ore e mezzo che, che. Tre ore e mezzo, sì. Ma dico, date una calmata. Eh. <ride> va bene, va bene. Chiudiamo allora. Prendi la camomilla, dico. Ma eh, ce se i ragazzi magari ti. vogliono riposarsi un po'. Dio vi benedica ragazzi Ciao, Qua tutto, tutto per scherzo Certe cose Un abbraccione no, È stato eh. bello oggi Il messaggio è stato bellissimo Credo che bisogna Di stare più Ai piedi di Gesù Sentire la sua voce E riempirci Con questa forza Delle, delle parole Delle scritture Che poi Ci aiutano A, a affrontare I problemi del mondo Vedi i fratelli Come chiedono Cosa faccio Con questo mondo Intorno a me Aiuto E eh sì fratelli son, son quando I fratelli Sono dentro Nella foresta Quando sei Quando sei dentro Nella foresta mm. E gli alberi ti impediscono la vista, capisci? A volte non sai più neanche se è il nord o il sud, mm -hmm. spiritualmente parlando. E allora, dal di fuori, e questo, questo è il lavoro, diciamo, l'incarico del pastore: di dire mm -hmm. questa direzione, Amen. questa è la via, camminate Amen. per essa. Amen. Amen. Alleluia. Allora, eh, fratelli e Gesù. sorelle, un grande bacio, un abbraccio, Amen. una benedizione, tanto amore nel nome di Gesù in attesa di quel giorno. Grazie Signore. Quel giorno quando in cielo potremo abbracciarci tutti, baciarci, benedirci, e prenderci per mano, quindi alzare le mani in cielo e benedire il Signore. Amen. Alleluia. Amen. E facciamola adesso. Grazie, Grazie Signore, ti Gesù. benediciamo Gesù. Grazie, Gesù. Ti amiamo Io Signore, ti bene, benediciamo. Signora. Signora. Grazie, Grazie a Ti, ti diamo Grazie la signora. gloria Alleluia. Signore. Alleluia. Benedici i fratelli Alleluia. Signore. Dagli una bellissima, una bellissima serata Signore, Grazie, questa sera in non non Italia, in Germania e i fratelli dall'altra parte del pianeta. Benedicili non sappiamo che ore sono la mattina, quello che Benedicili Signore. Amen. Gloria, 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 gloria. Amen. 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 Ciao, Vi vogliamo bene.